Ecco dunque i prodotti dedicati alla primerizzazione. I nostri primer sono due, si chiamano Link e Link Art, okay? E sono tutti e due primer epossidici bicomponenti trasparenti a base acqua. Okay? Perché epossidico? La funzione principale del primer è quella di uniformare l'assorbimento e omogenizzare la tinta per permettere la migliore possibile applicazione della vernice di finitura trasparente. Questa è la funzione del primer. La resina epossidica ha un alto potere bagnante e un alto potere penetrante. Ecco perché abbiamo deciso di utilizzare solo primer epossidici bicomponenti. Come dicevo, i nostri primer sono due. Arrivano con le medesime scatole, continuo Link e continuo Link Art in kit componente A più componente B, ok? Il rapporto di miscela è lievemente differente. Per quanto riguarda il Link, abbiamo una confezione di componente A da 0,5 e una confezione da componente B da 0,25, al quale aggiungere 3 litri di acqua, va da sé che viene un bel quantitativo di prodotto, circa 4 litri, con il quale possiamo aggiungere anche i 60-70 metri quadri, perché l'applicazione è uno strato solo. Il Link Art rende leggermente meno, arriviamo sui 40 metri quadri alla confezione. Il rapporto di miscelazione è sempre 0,5 di componente A e 0,35 di componente B più 2,5 litri di acqua. Ovviamente, essendo tutti e due prodotti epossidici catalizzati, hanno un pot life che è molto lungo, è un pot life di 60 minuti. Quindi in 60 minuti l'applicazione è a rullo e a pennello, quindi è molto semplice e bastano sicuramente 60 minuti per andare a finire l'applicazione. Le differenze ovviamente sono estetiche e prestazionali. Diciamo che si può utilizzare uno rispetto che l'altro, sono entrambi ottimi primer, hanno dei punti forti differenti. Il continuo Link fa del potere penetrante il suo punto più forte, quindi abbiamo una completa regolarizzazione dell'assorbimento del fondo ed è perfetto nella applicazione su decorativi, quindi su effetti lisci, come in questo caso il Minimal, che è un effetto molto molto liscio, perché va molto in profondità. Il punto forte di Link Art è quello di mantenere l'estetica naturale del fondo, quindi tornare tutte le sfumature variando meno la tinta. Il Link me lo omogeneizza di più e lo scurisce leggermente, il Link Art rende molto naturale la texture. È l'ideale, dunque, rimanendo leggermente più superficiale, su tutte quelle finiture più testurizzate con un leggero spessore in più. Ora lo vedremo, l'applicazione di Link e Link Art, su un pannello, lo dividiamo in due. Questo è il nostro pannello di top, di deco minimal, ok? Quindi il decorativo minimal, e andremo ad applicare su metà il Link e su metà il Link Art. Prima di tutto, un passaggio molto importante, prima del primer è sempre necessaria la carteggiatura. Si carteggia con, io ho la mia rotta orbitale, la grana va da 120 a 180, 120, 150, 180, non più bassa perché potremmo andare a graffiare la superficie, noi non vogliamo, io qua ho una grana da 150. Andiamo semplicemente a carteggiare la superficie ed aprire il poro. In questa maniera il mio primer penetrerà molto bene. Vado a carteggiare. A questo punto ho finito il mio passaggio di carteggiatura, ho ottenuto un poro aperto sulla superficie, ho esaltato la texture, è necessario sempre andare a rimuovere la polvere, quindi con un panno umido, con qualcosa, anche con l'aspirapolvere semplicemente, molto potente, andiamo a togliere la polvere, in modo tale da non avere scherzi, non avere problematiche dopo, al momento della verniciatura. Elimino tutto e sono pronto per verniciare. Divido a metà il mio pannello in modo tale da applicare entrambi i prodotti. Ok.
questa maniera andremo a vedere come si comporta il link e come si comporta il link art sulla stessa superficie. Qui ho già il prodotto miscelato, in questo caso è link art, lo applico a rullo perché si può applicare sia a rullo che a pennello. Il link art lo applicherò a rullo, il link lo applicherò a pennello. La cosa più importante durante l'applicazione, okay, è quello di applicarlo in abbondanza e incrociare molto le rullate barra pennellate. Come vedete, sul pavimento non ho nessun problema. Quando andiamo a farlo in verticale, se abbiamo necessità in verticale, incominciamo sempre dal basso e alziamoci, così eventualmente qualche colatura la riusciamo sempre a riprendere. Vedete come sto sempre utilizzando il rullo carico, muovo il prodotto sempre col rullo carico. È indispensabile inzuppare il rullo nel prodotto e poi applicarlo sul supporto. Mai versare il prodotto per terra, sul pavimento, e poi andare a tirarlo. In questa maniera è il modo più semplice per ottenere macchie, per ottenere chiazze. L'importante col primer è andare a applicare sempre la stessa quantità e incrociando il più possibile. Ecco qua, finito, terminato. Ovviamente è su. Avrete un rullo più grande, su pavimentazione più grande, ovviamente. È importante sempre incrociare. Non mi preoccupo dell'abbondanza del prodotto, come vedete sto facendo queste piccole bollicine, perché la caratteristica del primer è quella di penetrare. Quindi lo lascio agire per almeno 6 ore e poi sono perfetto, avrò la mia planarità senza la presenza di bolle. Alla stessa maniera applico il link. Questa volta, come anticipato, pennello. Pennello sempre molto carico, in modo tale da riuscire a controllare l'applicazione. Devo essere sincero, io preferisco l'applicazione a pennello perché mi permette di controllare molto meglio la quantità di prodotto. È vero, devo stare in ginocchio per terra, ma riesco a spostarlo molto bene e a essere molto uniforme. Quindi io sempre pennellate casuali, okay? Quindi non in un'unica direzione, sempre incrociate e soprattutto con molto materiale. Lasciamolo piuttosto in abbondanza che in difetto. Finisco. Ok, l'ho messo dappertutto, a questo punto lascio riposare anche questo per 5-6 ore finché il supporto sarà perfettamente asciutto per l'applicazione della mia vernice top trasparente.